Una sola pista costeggia il desolato pianoro del lago d'Aviasco e si inerpica incerta a nord, verso il passo, arrancando per una salita accidentata di rocce. Per lo più venivamo da brigate in disfacimento, quelle brigate cresciute troppo, fino a 300 uomini. E poi folgorate, a metà novembre, dal proclama del generale Alexander, che annunciava un nuovo inverno di guerra. Un nuovo inverno. Di montagna. Di freddo. Di fame. Dubitai che ce l'avremmo fatta e pensai che il comandante M ci stava portando nel peggiore dei suoi sogni, fatto di ghiaccio e buio.